Do la parola al consigliere Calise e si prepari successivamente il consigliere Pagliuca. Grazie Presidente, torniamo oggi sul tema trasparenza. Sono passati 2 anni dalla campagna elettorale, io ripeto nuovamente le promesse scritte nel programma di Pisapia. I cittadini devono poter esercitare il loro diritto alla partecipazione informata. Il dovere dell'informazione è premessa del diritto all'informazione e prerequisito sia per la trasparenza effettiva dei percorsi decisionali che per la più ampia interazione tra cittadini e decisori. Ed è proprio della trasparenza effettiva dei percorsi decisionali di cui voglio parlarvi oggi, dato che ormai da più di un anno abbiamo proposto sfidato, tra virgolette, la Giunta a mandare in streaming e fare un video archivio, come per il Consiglio Comunale, anche delle riunioni di Giunta. Perché? Per rendere trasparente il processo decisionale. Ho preso come numeri le delibere approvate nel 2013, nei primi mesi del 2013, giusto per capire di quanti atti stiamo parlando. In base all'albo pretorio sono state pubblicate 20 delibere di Consiglio Comunale e 999 delibere di Giunta nel 2013. Questo vuol dire che delle 20 sono pubbliche, scaricabili e soprattutto c'è d'archivio il videoconsiglio, quindi come sono state prese le decisioni. Per le altre 999, invece, i cittadini non conoscono il percorso decisionale e questo servirebbe, cioè la piattaforma l'abbiamo, basterebbe estendere lo stesso concetto del Consiglio Comunale anche alla Giunta. Abbiamo mandato una lettera ormai più di un anno fa al sindaco Pisapia e aspettiamo ancora risposta. Ma sempre sulla trasparenza c'è un altro discorso. La vera disposizione e la documentazione. Se una delle novità è stata quella di togliere il limite dei 15 giorni di pubblicazione sull'albo pretorio online per le delibere del Consiglio di Comunale e quelle di Giunta relativamente 20 e 999 per il 2013, c'è un'altra parte che invece il limite dei 15 giorni lo mantiene tuttora e sono le determinazioni dirigenziali. Le determinazioni dirigenziali solo per il 2013 sono state 4.000, quindi vengono pubblicate sul sito e dopo 15 giorni scompaiono. Su questo argomento ovviamente la proposta è semplice, soprattutto a costo zero, rimuovere, come è stato già fatto per le delibere di Consiglio e le delibere di Giunta, questo limite temporale che non ha alcun senso lasciare e quindi permettere al cittadino di consultare anche le determinazioni dirigenziali, come per esempio avviene già a Parma. Il limite non è strutturale, è possibile farlo in qualunque momento, aspettiamo dalla Giunta di sapere quando anche queste determinazioni, numericamente sono gli atti il numero più consistente, saranno disponibili sempre per il cittadino e magari indicizzate sui motori di ricerca, per permettere di trovarle anche da internet con le parole chiavi e non passando attraverso all'interfaccia del sito del Comune. Quindi aspetto una risposta dalla Giunta, spero di averla in risposta a questo articolo 21 ora. Grazie. Grazie consigliere Calise.